Mirjana Trevisan, showgirl che ha esordito con Non è la Rai per poi passare a Striscia la notizia e alla Ruota della Fortuna, ha rivelato a Vanity Fair un caso di molestie che coinvolgerebbe il regista Giuseppe Tornatore. Racconta la Trevisan a Vanity Fair. 20 anni fa andai negli uffici di Giuseppe Tornatore. Era un appuntamento che mi aveva organizzato il mio agente. Non era un provino, ma un primo incontro in vista di un film in lavorazione, La leggenda del pianista sull'oceano. C'era una segretaria che mi accolse, ma poi se ne andò. Rimanemmo soli. Dopo qualche tranquilla chiacchiera sul film, quando ci stavamo salutando, il regista mi chiese di uscire con lui quella sera per andare a mangiare una pizza. Io risposi che avevo già un impegno, lo ringraziai e mi alzai per andarmene. Lui mi seguì fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo. Riuscì a sfilarmi e scappai via. E così, la valanga di denunce post-Weinstein, che dopo il produttore americano ha coinvolto personaggi come Kevin Spacey e Dustin Hoffman, sembra non fermarsi più. Come scrive Gloria Satta sul Messaggero, il gioco al massacro è appena cominciato. Circolano nomi di peso, si annunciano notizie bomba in TV, si specula nei salotti sulle prossime rivelazioni, mentre il web fa da cassa di risonanza ad accuse tardive, molto spesso sospette e quasi sempre indimostrabili. È la deriva italiana del caso Weinstein, la ricerca dell'orco, cioè del regista di fama, abituato ad approfittare di innocenti fanciulle in cerca di un posto al sole davanti alla macchina da presa. Giuseppe Tornatore risponde secco alle parole della Trevisan. Non l'ho mai sfiorata, io rammento solo un incontro cordiale, pertanto respingo le insinuazioni mosse nei miei confronti, riservandomi di agire nelle competenti sedi a tutela della mia onorabilità. E in difesa di Giuseppe Tornatore sono scese in campo tutte le attrici che hanno lavorato con il regista. Margherita Bui dice di lui sulle pagine del Messaggero: Giuseppe è un molestatore, ma se uno dei più grandi gentiluomini con cui abbia mai lavorato. È impensabile che abbia salito qualcuna, dice l'attrice tra le protagoniste del film La Sconosciuta. È un professionista, un maestro, un grande uomo, dice Margaret Madè, attrice in Baharia. Tornatore è un vero signore e un serio professionista. Con me è stato ineccepibile. Chiedendomi di partecipare ad uno dei suoi film migliori, mi ha fatto un grande onore. Non vorrei che esplodesse la moda di denunciare dei professionisti seri solo per giustificare il fallimento della propria carriera. Laura Chiatti, che ha lavorato anche lei in Baharia. Il regista ha trattato me e tutte le altre donne del set con estremo rispetto. Lo amo e lo ammiro. È un grande uomo. Xenia Rapoport, protagonista della Sconosciuta. Ho solo ricordi piacevolissimi dell'esperienza con Tornatore, che si è comportato come un galantuomo d'altri tempi. È giusto, ci mancherebbe che le violenze sessuali vengano denunciate e punite, ma non lo è cavalcare l'aria del tempo solo per far parlare di sé. Claudia Gerini, nel film La Sconosciuta del 2006.